è proibito, le bische. Uomini, uomini col gusto del rischio, uomini erruti, uomini che rischiano la vita al tavolo verde, uomini pronti a tutto. Situazioni che oggi noi non viviamo più. Noi cittadini di un paese benestante siamo abituati a ben altro, un paese sicuro, ben governato, in cui non riusciamo più a comprendere situazioni di questo tipo, solo una volta negli anni 20, ma proviamo a catapultarci nella Chicago di anni 20, in cui la vita era un rischio. In cui la rivoluzione industriale aveva lasciato delle macchine, automobili per tutti, Ford aveva inventato la catena di montaggio, ma avevano anche delle macchine che riuscivano a costruire tutto, quasi tutto. Ad esempio, ecco, lei mi dice un oggetto qualsiasi. Frullatore. Un frullatore. Lei me ne dice un altro. Spazzolino da denti, ecco. C'era una macchina che trasformava i frullatori in spazzolini da denti e funzionava più o meno così. C'era il proibizionismo, l'alcol, era un pochino più ubriaca come macchina. No, c'era l'ubriacatura, ma c'era anche la passione, l'erotismo, era una macchina sensuale. Ho avuto paura per un attimo. Ok, qua ci stiamo scaldando. Ho fatto i soldi fornendo un prodotto richiesto dalla gente. Se questo è illegale, anche i miei clienti, centinaia di persone della buona società, infrangono la legge. La sola differenza fra noi è che io vendo e loro comprano. Tutti mi chiamano gangster e io mi definisco un uomo d'affari. Vabbè, a chi avete pensato? Alle remora? Oppure siete andati ancora un po' più su nella scala politica? E invece no, questo era Al Capone. Durante una delle frequenti interviste sul commercio di alcol che rilasciava come personaggio pubblico, ma in quei giorni, in quegli anni c'erano dei problemi, era un problema vivere tutti i giorni. Ad esempio, voi avete mai avuto un piccolo problema in casa? No, fortunato, ha ristrutturato tutto.
Lei ha mai avuto un problema? No, gliel'ho già chiesto. Ecco, lui ha un problema in casa. Un problemino piccolissimo. A parte quello. Una pianta che sta morendo. Una pianta che sta morendo. Iniziamo in allegria questa sera. Ecco, alle volte un piccolo problema quotidiano può trasformarsi in un vero e proprio dramma, in una vera e propria avventura. Guardi questa. Sì. È una pianta pulsata. No. È diversa dalle altre. Sì. Guardi che pallore. Sì, è vero. Cosa è successo a questa pianta? Non lo so. Sta. Cosa? Da poche ore di vita. Oddio, dobbiamo salvarla. Ce la possiamo fare. Fermi tutti! Fermi tutti, l'edificio circondato! No! In alto le mani! Anche tu! Vieni! Non posso! Le mani! Siamo gli ultimi due verdi rimasti in Italia, cazzo! Appunto! Giù, quelle cazzo di mani! Sono qua! Quella pianta in via d'estinzione, cosa pensate di fare? Che cosa pensate di fare? Pensavo di prendere del concime, poi magari prendevo del fertilizzante di quello buono, sai? Che tipo di fertilizzante? Quello con gli steroidi, una pianta carnivora. Gli steroidi sono stati proibiti nel 1922! C'è il proibizionismo, non te l'hanno detto, cazzo? No, ma la mia pianta sta morendo, dobbiamo fare qualcosa per lei. Ma non ve l'hanno mai detto, dillo! Ci va il siero antimorte! E qual è il miglior siero antimorte? Non te l'hanno mai detto quando hai studiato marcintaginaggio, cazzo! Alle piante si deve parlare! Con dolcezza! Gentilmente, cazzo! Lo sapevo che dovevo fare quel corso di teatro, come faccio adesso? Ci penso io! Ciao. È che sono un timidone. Fare lo spiritoso. Lei lo capirà e soffrirà ancora di più, guarda! Raccontagli quella storia che mi hai raccontato ieri, su quella con tutte... Oddio, ma lo stiamo perdendo, lo stiamo... La figlia del cellulare, dammi il cellulare! Lo stiamo perdendo! Dottore, tulipano, 35 anni, caucasico. Ne abbiamo persa un'altra! Addio! E adesso? Come lo raccontiamo alla signora Buchenwald che il suo tulipano è morto? Non ce lo perdonerà mai. Il tulipano carnivoro. Ok. Qualcuno glielo deve dire. Io ho già tentato di rianimare il tulipano, è stata una cosa obbrobiosa. Devi pensarci tu, a meno che non vogliate pensarci voi. No, abbiamo fallito anche stavolta. Perderemo le lezioni. Usciremo dai verdi e entreremo nel partito dei responsabili. Ma piantatela. Ok, questa è la prima.